dell'uomo, di la città di Dio. Domani faranno una piccola informazione di servizio anche per tutti coloro che volessero partecipare all'appuntamento di domani, gli incontri con Antonella Angeli e Nicola Porro, se le condizioni meteo lo permetteranno, si svolgeranno giù nello splendido scenario di Porto Empio. Altrimenti, il primo dei due appuntamenti, quello con la Angeli del 19, sarà qui e ci sposteremo al bar per fare il secondo appuntamento, quello con Nicola Porro. Adesso vi lascio, anche perché Sergio il microfono non ci aiuta tantissimo, vi lascio ai nostri ospiti, a Gabriella Genisi, che molti di voi conosceranno, un'attrice italiana che ha scritto numerosi libri, soprattutto la conosciamo perché ha interpretato il personaggio del commissario Giuditta Bosco, che è protagonista di alcuni romanzi pubblicati da Sansone. A dialogare con l'autrice ci sarà anche la collega Manuela De Luce. Lascio lo spazio a loro. Prego. Buonasera a tutti e grazie insomma, per la vostra presenza oggi. È un silenzioso, però diciamo il tempo ci ha graziato. Quindi il sole, comunque il bel tempo, diciamo, illumina il sole, illumina il porto di Monopoli e la biblioteca Prospero Mennella è una delle location in assoluto culturali più belle, uno dei contenitori più belli che abbiamo qui nel comune del comune di Monopoli. Io sono molto contenta, Gabriella, di presentarti, di presentare il tuo libro, ma soprattutto di conoscerti, aprire insieme a questo primo appuntamento del lunedì di Prospero Fest. Gabriella Genisi, che voi tutti conoscete, è una scrittrice di lungo corso. Della serie, naturalmente, di Lolita Bosco hai scritto 10 libri, l'ultimo appunto, Lo scafano avvelenato e altre ricette di cui naturalmente parleremo questa sera, racconta appunto di questa protagonista che è nata dalla tua penna creativa, vivace e permetti di dire anche a volte un po' seducente. Perché Lolita lo conosco, che è questo personaggio che tu hai inventato e creato, la cui fisicità è stata data da Luisa Ranieri durante la serie televisiva Rai. Lolita, il commissario Lolita Locorso, ha avuto un grandissimo successo a livello italiano. Un grande successo anche perché gli ascolti, infatti tantissimi, quasi più di 5 milioni di ascolti in Rai, che è un grandissimo successo. Quindi, diciamo, il pubblico vuole magari sapere, diciamo, io prima di tutti, ma sono certa che il pubblico vuole un po' sapere come è cambiata la tua vita prima e dopo Lolita Locorso. Girerò questa domanda a Bruna Minarulis, che è una mia amica, nonché editrice della prima ora. Dunque, intanto voglio ringraziare per questo invito al Prospero Fest, la direttrice della biblioteca, l'amministrazione comunale, e colgo anche l'occasione per fare gli auguri al sindaco Annese, che è appena stato confermato. Quindi, insomma, ci sono state le votazioni ieri e oggi, che pare che insomma, i risultati già siano arrivati. Per il resto attendiamo il progetto. Certamente. E, diciamo che per quanto mi riguarda, spero di non essere cambiata, ma è quello che mi dice chi mi conosce un po' da sempre, che quindi non ho avuto grandi cambiamenti. Quindi dico sempre, se cambio abbattete. E quindi insomma penso che così mi manterrò, anche perché in realtà sì, mi fa piacere il fatto che Lolita sia diventata ormai un personaggio riconoscibile, perché devo dire che quando sono in giro per le presentazioni anche per l'Italia, no? Capita, ma se la scrittrice cosa scrivi? Se io dico il mio nome e cognome dice poco. Però vi assicuro che appena dico Lolita Locorso la conoscono tutti, è una cosa incredibile. Quindi forse faccio prima a dire solo Lolita Locorso. Ma infatti leggevo insomma,
da alcune delle tue interviste, che inizialmente il grande pubblico che ha avuto il piacere di conoscersi tramite appunto questo personaggio credeva che Lolita Longo fosse proprio tu. C'è stata forse all'inizio una identificazione con il personaggio? Sì, c'è stato un transfer che i lettori hanno fatto tra me e il personaggio, tra il personaggio e me, e quindi hanno creduto principalmente che io fossi il loro commissario, cosa non vera. E però si è tirata questa leggenda più popolare, per cui soprattutto nel periodo in cui vai in onda la fiction, un sacco di poliziotti che scrivono, quindi si è un collega, eccetera. Però questo alla fine fa gioco al personaggio, vuol dire che Lolita è entrata nel cuore dei telespettatori, oltre che dei lettori, naturalmente i telespettatori sono molti di più dei lettori, lo sappiamo benissimo, qui siamo in una biblioteca. I propri lettori in Italia sono quasi una specie protetta, gli sceneggiatori devono tradurre il linguaggio dei libri in quello televisivo e renderlo fruibile a milioni di spettatori. La prima puntata di Lolita Longo è stata vista da 7 milioni e mezzo di telespettatori, quindi diciamo un grande successo, e naturalmente tra quei 7 milioni e mezzo di telespettatori c'erano sì dei lettori, ma erano una percentuale minima. Magari anche curiosi, appassionati di territorio, amanti della propria terra, anche perché ritorniamo magari dopo proprio sul personaggio di Lolita. Quello che emerge fortemente dalla tua scrittura è una Bari diversa, una Bari frizzante, una Bari piena di cultura, piena di appuntamenti, pronta ad accogliere un pubblico, quindi diciamo proprio in linea, perfettamente in linea con quelli che sono i tempi oggi del turismo, una città capace di accogliere gente da tutto il mondo. Per te il territorio è importante quasi quanto, anzi è protagonista del tuo romanzo, quasi quanto Lolita Longo. Esattamente, diciamo co-protagonisti sono Lolita e il territorio. E il territorio è quello che ho cercato di raccontare sempre dall'inizio, da quando ho cominciato a scrivere, raccontando anche gli odori, raccontando anche i sapori e le immagini, no? Monopoli è strettamente legato a Lolita, perché sapete che tantissime scene sono state girate qui, le scene più belle, i luoghi bellissimi, come per esempio il Palazzo Palmieri, dove si è stata pubblicata la questura di Lolita. Tra l'altro, la Lolita Longo è ispirata a una poliziotta che oggi è il grande questore, che ha fatto la commissaria di Monopoli tra il 90 e il 2000, ora non ricordo esattamente in quali anni, però la vera Lolita Longo è stata commissaria a Monopoli, quindi insomma la respirazione era uno stretto legamento con Monopoli. Nei miei libri ho cercato di raccontare la città, ma di raccontare la città anche nei cambiamenti, quindi il Bari, anche attraverso i cambiamenti, cioè il Bari non è una città immobile nei miei libri, perché effettivamente nell'arco di tempo che io racconto, cioè dal 2010 fino al 2022, c'è stata un'evoluzione, a volte anche un'involuzione, e c'è stato un cambiamento radicale, perché Bari non è mai stata percepita come una città turistica, è sempre stata invece una città mercantile, commerciale, ha cambiato pelle. L'unico turismo che coinvolgeva Bari, che riguardava Bari, era il turismo religioso per via di San Nicola, ed era un turismo religioso che arrivava dall'Oriente per via del culto appunto ortodosso legato a San Nicola. C'erano grandi flussi di visitatori negli anni d'oro della Fiera del Levante, ma anche lì era un discorso commerciale. Tutti questi cambiamenti nei miei libri sono ben raccontati, anche negli anni
diciamo intorno al 2011-2012-2013, che tante saracinette, c'è stata questa crisi che ha travolto l'economia e i negozi saracineschi hanno cominciato ad abbassarsi, i negozi storici chiudevano, c'erano anche le grandi fortune del tempo che erano state dissipate magari dalle seconde e terze generazioni, per cui ho provato attraverso gli occhi di Lolita e attraverso anche i figli che venivano commessi nella città a raccontare questi cambiamenti. Adesso la curva è nuovamente una curva ascendente perché Bari è stata scoperta grazie alle buone politiche. Sicuramente la fiction di Lolita ha avuto un peso in questo, ha attirato migliaia di turisti che non avevano mai considerato Bari come meta idonea per un fine settimana, per una piccola vacanza. E questo naturalmente sta portando ad un ulteriore cambiamento. Oggi leggevo, non ricordo se sul Sesto Repubblico o sul Corriere, che via Starano sta modificandosi a livello di esercizi commerciali, quindi chiudono le grandi firme, chiudono i negozi di abbigliamento e aprono le friggitorie, i locali dove si mangia asiatico, i negozi di caramelle. Quindi, diciamo, luci e ombre naturalmente legate a tutti i cambiamenti. La globalizzazione, diciamo, anche a Bari, Bari è diventata comunque, per via di cose, per una serie di motivi anche molto molto positivi, territorialità, di clima, di spazio per investire, è un luogo attrattivo anche per altre nazionalità, per altri paesi. Il tuo, naturalmente, Lolita, è, come dicevamo, un personaggio naturalmente scritto, un personaggio da romanzo. Quando è avvenuto e in che modo il passaggio invece a fiction della TV per il grande pubblico? Dunque, la sera in cui per la prima volta Lolita lo posso apparire nella mia testa, io stavo vedendo in televisione il disco di Sara Montalbano. Non sono mai stata una grande amante dei gialli, perché i gialli prima erano parte dei cosiddetti gialli classici, cioè dove l'indagine poliziesca si sviluppava per, diciamo, circa il 90% della narrazione. Andrea Camilleri reinventa il giallo, diminuisce l'indagine poliziesca a favore del racconto del territorio, appunto, del racconto sociale anche, delle problematiche che attraversano appunto le profondità dei territori. Mi capita di vedere per la prima volta il commissario Montalbano, mi colpisce questa recitazione di Zingaretti che andava a sovrapporsi a una scrittura delle storie molto bene e rendeva questa figura piena di carisma, piena di fascino. In quel momento, davanti alla televisione, comincio a pensare a una figura femminile con le stesse caratteristiche di Montalbano, quindi forte, positiva, ma empatica, quell'empatia che ti consente di entrare in comunicazione con le persone che mi interroga e a applicare quindi un metodo deduttivo legato molto all'intuizione più che alla logica. E la mattina dopo faccio una ricerca e mi rendo conto che effettivamente le donne poliziotte c'erano, ma erano sottoposte, quindi la donna era sempre sottomessa all'uomo. Al contrario, io sono amica della tuttora della vera Lolita del Bosco, di questa figura, di questa donna con le origini conversanesi, che vi dicevo, oggi è il grado di gestore, che dirige la polizia portuale della Puglia, dell'Abruzzo e del Molise, quindi immaginate, insomma, che potere ha la vera Lolita.
e però ancora a 25 anni dall'ingresso di queste donne dirigenti di polizia, venivamo ancora rappresentate nel canone letterario italiano come sottoposte. Calzato. Come passati sono stati i programmi scolastici che ci sono stati, come dire, ammaniti nel nostro percorso scolastico. Quindi la mia esigenza era quella di restituire verità alla letteratura poliziesca e di colmare una lacuna. Quindi nasce tutto da un'assenza. Naturalmente, non essendo giornalista, scrivevo da 2-3 anni, ci ho messo un po' di tempo per comporre una storia credibile e ce l'ho fatta fino a un certo punto, perché avevo dimenticato anche di inserire il morto. Me l'hanno fatto notare poi gli editori tedeschi quando hanno lavorato al libro per tradurlo e si sono accorti che mancava il morto. Io non sapevo che un giallo bisognasse inserire il morto. Niente, adesso ce ne sono tante, cos'è detto? Ma come poi diventa stato bene, 11 anni dopo, ora naturalmente io nella mia identità, perché non facevo parte del mondo editoriale, quindi non conoscevo le dinamiche, siccome l'avevo pensata proprio guardando non dal lato, nella mia identità ho pensato, forse era in televisione quelle gay, no? Per dire che alla fine bisogna prenderci alle cose. E magari successo vuol dire meritato, soprattutto perché frutto di una gavetta di lungo corso. Insomma, 11 anni dopo quella serata, questa famosa serata di Milano, pensando a questo personaggio, quindi nel 2017, nel frattempo erano stati pubblicati già 6 libri di Lolita, ricevo una prima richiesta di amicizia su Facebook di una persona che dice: guarda, sono qui con Luca Zingaretti, quindi vuole parlare con il suo numero, chiama. Ma quel Facebook si già messo, pensato non scherzo, naturalmente. Vabbè, che la faccio breve, insomma, dopo un po' mi sono decisa a chiamare perché questo continuava a scrivere, cioè, ah, è già vero questa cosa. Insomma, ho chiamato nel risposto di Zingaretti e mi ha detto: guarda, in maniera molto semplice, veramente per me, come stavo parlando qui adesso, io e mia moglie Luisa abbiamo letto i tuoi libri, siamo rimasti folgorati da questo personaggio bellissimo e io ho visto in Lolita Rosso mia moglie, per cui noi vorremmo provare a portarlo in televisione se tu sei d'accordo. Quindi quando io ho ripreso i sensi ho detto: va bene, proviamoci. E cominciamo a dialogare. Quindi poi sì, perché vorrei meraviglioso. Adesso, a notizia dell'altro giorno, la casa di produzione sta già facendo i casting per Lolita 3 e si comincia a girare a settembre. Bene, bene, infatti avevo sentito che i casting sono già partiti e sono inizi. Quindi dicevamo, una donna che Francesca scrive di un'altra donna, cercando di garantirle, assicurarle e innalzare quel meraviglioso ruolo che forse negli anni non è stato mai concesso. Diciamo che il valore aggiunto di Lolita è che è un personaggio trasversale. Lei piace a tutti, piace agli uomini, piace alle donne, piace ai bambini, piace insomma a popolo, è un personaggio chiave che si è riuscita naturalmente a raccontare esaltando quelli che sono i pregi della Varese Macula, perché non sempre il Varese è tanto così, diciamo, a piccole dosi, nel senso che fa piacere, però preso a piccole dosi riesce a dare il massimo. È forse una mia impressione quella che nella serie di Lolita, o comunque nella serie di Lolita, non è più romanzi, nella serie di Lolita non vengono mai scelti, o non sono, almeno durante le prime due stagioni, non sono mai stati scelti o individuati dei personaggi maschili che in qualche modo fossero particolarmente delle voci.
ma è lei quella che naturalmente decide, comanda, ordina, dispone, pur mantenendo naturalmente quella sua voce, se come tutte noi, che diciamo è una di noi, nel senso ci si può identificare. Però il ruolo maschile, quello che almeno nella, nella fiction, almeno mi ha colpito particolarmente. È fatto volutamente questo, questo, diciamo, questo contrasto, è stato scelto volutamente sul cellulare. Guarda, è proprio la mia esigenza di mettere la donna al centro della narrazione, naturalmente ha portato mi ha portata a raccontare gli uomini come, non dico come mezze figure, però come figure un po' più sfumate rispetto alla donna. Il fatto di aver creato anche la vita di Lolita Marietta, che è il procuratore Bravo, non è un caso. Io volevo mettere al centro della narrazione la donna e ho creato questo universo anche al femminile che è fatto da Lolita, da sua madre, da sua sorella e dalla sua amica. E ho contrapposto un mondo maschile che è effettivamente un po' in secondo piano, ma perché solitamente eravamo noi sempre in secondo piano, quindi ho voluto spazzare un po' la prospettiva, diciamo hai distribuito la leadership. Esattamente. C'è anche da dire che purtroppo viviamo anni tragici in cui i femminicidi sono all'ordine del giorno. Che cosa vuol dire questo? Che se gli uomini arrivano a uccidere le donne perché non riescono a incasellarle nei ruoli come hanno fatto per millenni, per secoli, perché non ci dimentichiamo che fino al 1981 il femminicidio, quello che oggi si chiama femminicidio, era quasi legge, cioè era consentito dalla legge in nome dell'onore. Tu, in nome dell'onore, potevi uccidere tua moglie, la tua sorella, la tua amante, la tua fidanzata, ed essere condannato con una pena minima, credo andasse da 6 mesi a 1 o 2 anni. Se era la moglie a uccidere l'uomo, ergastolo. Immaginate, no? La discrepanza. Quindi se l'uomo oggi, cioè voi sapete, giusto per non allontanarsi dalla Puglia, un padre ha ucciso una ragazzina l'altro giorno che ha cercato di intendere sua madre. Se questi sono gli uomini, sono delle figure oggi, purtroppo. E non è un episodio, sono episodi che si ripetono continuamente. Le donne vengono uccise un giorno sì e un giorno no. È un fatto culturale, è una grande emergenza culturale che noi abbiamo, perché l'educazione sentimentale, che prevede anche la dismissione dei sentimenti, quando i sentimenti cambiano, quando una relazione finisce e deve, come nella raccolta differenziata, può diventare altro, può diventare un'amicizia, ma questo va insegnato. Insegnato già ai bambini all'asilo, capire che la persona che tu ami non è tua per sempre. La ami in quel momento, fa un percorso, ma poi questo percorso si può interrompere per mille motivi. Diciamo che l'emancipazione delle donne nella società odierna non è sempre recepita in maniera, non è stata, diciamo, per essere recepita in maniera egualitaria un po' da tutti. C'è questo senso di integrità insito in alcuni, naturalmente, uomini. La mentalità molto italiana, che è sempre stata molto maschilista. Voi tutti quanti ci siamo sia scandalizzati, ma siamo rimasti molto colpiti quando la ragazzina Sana è sparita, è stata uccisa dallo zio, dalle cose. Queste cose fino all'81, o 83, non me lo ricordo bene, faccio sempre confusione tra l'81 e l'83, avvenivano tranquillamente in Italia, nessuno si scandalizzava.
È chiaro che questa mentalità, purtroppo, ce la stiamo portando dietro, quindi oggi è un reato, ma sradicare questa mentalità dal maschio italiano è ancora dura. E ci costa circa 200 donne morte ogni anno. Per fortuna ci sono, veramente ci sono storie. Le donne riescono oggi a trovare magari il coraggio, ma fortunatamente ci sono anche dei centri di antiviolenza che magari prima in passato non funzionavano, invece oggi riescono ad accogliere, non dico tutte, però una parte di donne, almeno quelle che riescono a salvarsi e trovare il coraggio di salvarsi. Tornando a noi, tre sono gli elementi che ti contraddistinguono, che ti hanno contraddistinto in maniera ovviamente preponderante o meno su alcuni argomenti di questi 10 libri di cui hai parlato di vita del posto. C'è sempre stato più o meno un giorno l'inchiesta, hai dato un grandissimo valore al territorio, quindi in Bari o da Puglia protagonista dei tuoi racconti, ma anche l'elemento gastronomico è stata una leva motrice di tutti i tuoi racconti e anche attraverso il cibo si riusciva a descrivere alcune sfaccettature dei personaggi che raccontano nel libro. Sì, diciamo che i libri, anche qui, attraversano i miei libri sin dal primo, sin da come quando sono detto che non era un giallo, perché la tradizione del giallo della cucina è una tradizione sancita da molto tempo. Pensate alle ricette del commissario Maigret, a quelle di Beppe Carvaglio, esiste un libro, La cucina di Montalbano, e quindi diciamo, lì non mi sono inventata niente, anche la trilogia di Montale, di Gianfiore di Sole, è molto legata a sapori mediterranei e al cibo. Ma io l'ho fatto dal primo libro che non era un giallo, perché? Perché in Puglia il cibo non è un linguaggio, è un sentimento, noi parliamo attraverso le cose che cuciniamo, no? Ieri è stata la festa della mamma, chissà quanti figli sono andati a trovare le mamme, magari anche quelli fuori sede sono tornati, o tornano per i conti, per le festività, eccetera, e le noi mamme stanno a friggere le lanzane, a fare la trasforno, a preparare, insomma, tutto quello che... Perché? Perché per noi è amore quello, un atto d'amore, cioè... La famosa frase... Hai mangiato. Perché poi, soprattutto le donne di una certa età, io ho una madre che ha 87 anni, no? Qual era prima la, diciamo, la frase, i figli si baciano quando dormono, no? Perché non bisognava essere troppo teneri con i figli, i genitori dell'epoca avevano sempre il polso, però poi li preparavano i panzerotti. E quello che cos'era se non dimostrare amore? Quindi non puoi parlare di Puglia senza parlare di cibo. Il madre cristiana di Bari qual è il focaccio? Tu passi a Bari a qualsiasi ora e senti questi flumi che arrivano dai panifici. Tutti i ragazzi che hanno negli anni studiato all'università a Bari ricorderanno questo odore fragrante di focaccia calda. E in qualsiasi momento tu lo risentirai, anche a 90 anni, ti sentirai studente universitario. Quindi il cibo ha un potere evocativo enorme. La memoria è olfattiva, lo dicono gli scienziati, è l'ultima che perderemo, è ancora più potente di quella delle emozioni. Per cui non si può parlare di territorio senza far assaggiare, annusare al lettore un calice distributivo o una... non lo so, le piatto, la potenza però della televisione ha fatto sì che si siano scardinati dei punti fermi della cucina barese. Che cosa vuol dire? Che fino al 2021 il turista, il visitatore, lo studente fuori sede arrivava a Bari e si andava al ristorante e chiedeva tre cose: patate, riso e cozze, ora il piatto di cimitirata,
le braccioli col sugo e tutto al più ci può aiutare. Adesso arriviamo da tutto il mondo e cosa vogliono? Spaghetti la salsiccia, grazie. E ci voglio qua, non lo voglio nessuno, neanche per le piante con le città di là. Chiedono tutti di sopravvivere. La vecchia e addirittura l'altro giorno, durante la festa di San Nicola, lo hanno preparato anche come street food, quindi non le stelle servite, il panino col volto, no, c'era il camioncino che preparava gli spaghetti all'assassina. E quindi ecco potenza della televisione che riesce anche a cambiare dei punti fermi, perché gli spaghetti all'assassina non sono proprio piatti, per quanto siamo un piatto antico che è stato recuperato di recente, però non è un piatto che fa parte della tradizione italiana. E la televisione riesce anche a fare questo. La televisione lo ha consacrato perché la sua bontà non poteva essere più, diciamo, ad appannaggio esclusivo del paese, ma anche nei paesi di micro, che non tutti conoscevano gli spaghetti alla stazione. Ma li conoscevano 10 persone. Esatto, ma quelli dell'Accademia, veramente più cibi nelle tue ricerche. Però un piatto, diciamo, che è diventato moltissimo, adesso ci sono non soltanto le televisioni, diciamo, come condivido con te la potenza della promozione della destinazione attraverso la televisione, attraverso il film, attraverso lo storytelling, più che altro. Sì, è una cosa incredibile, appunto, che adesso gli spaghetti all'assassina non si fanno più soltanto a Bari, ma naturalmente in tutta la Puglia, ma ci sono ristoranti in tutta Italia che li promuovono, e addirittura all'estero li fanno in Giappone, li fanno in Inghilterra, li fanno in New York, quindi è diventato un fenomeno ormai collettivo, anche perché la pizza di verità d'agosto è stata trasmessa in tutto il mondo, appunto da Giappone, Australia, l'India, ma dite un posto. Mio fratello la sta vedendo a New York. Sì, la sta vedendo a New York questi giorni. Naturalmente la potenza di essere stessa, sì, ma sono andato a scoperto un po' di più. E più, notizia recente, leggevo un po' alcuni dei social dei food blogger paresi, che seguivo perché tutti i mesi sono un po' appassionati anche di cucina, la stazione è stata reinterpretata anche alle cime di Napoli. Non so se avevi avuto modo di vedere, di leggere. Sì, ci sono varie versioni ormai di assassina. E c'è un negozio, un ristorante a Bari, si chiama Urban, che fa soltanto assassine, cioè non fa più, ma naturalmente propone 20 versioni. E tra l'altro sta visitata da, inizia con la S, quell'attore famoso americano. Esatto, sì. Nel suo programma sì, CNN. Sì. Quindi è andato e ha salvato anche lui l'assassina e è entusiasta. Quindi, per quanto tutti noi adoriamo Stanley Tucci, però credo che il merito di aver, diciamo, sdoganato e portato alle mani della ribalta gli spaghetti all'assassina, il merito è stato sdoganato da posto, certo. E concediamo, insomma, sì. Naturalmente anche a lui. Tornando a noi, questo è l'ultimo romanzo. Questo tuo ultimo giallo, Lo scafano avvelenato, e altre ricette. È un libro uscito qualche mese fa che nasce proprio con, diciamo, l'interno di questo libro, diciamo, si divide in due parti. Una prima, naturalmente, è quella di racconti di un giallo, quindi racconti di Lolita che deve affrontare naturalmente con la famiglia, quindi cercare di risolvere una questione legata appunto a un crimine da risolvere. E poi c'è una parte molto importante, che è quella che ritengo tu sia molto fiera, dedicata appunto alle ricette. Ci sono oltre 100 ricette della tradizione paese che vengono raccontate, alcune di queste vengono raccontate proprio nella serie di Lolita Robosco. E credo che questo sia un grandissimo valore aggiunto, anche perché, come tu stessa hai voluto dire, è un libro che puoi naturalmente tenere in cucina come libro delle ricette, quindi ha una doppia valenza.
Sì, allora, lo scandalo velenato nasce come decimo libro di Lolita e in un mondo appunto dove si legge poco, dove i libri sugli scaffali delle librerie hanno una vita molto breve, diciamo che ogni 2 o 3 mesi c'è un ricambio totale, i motivi vanno all'estero e spariscono completamente dalle librerie, quindi arrivare al decimo libro di una stessa serie è un traguardo. Per cui con l'editore abbiamo pensato di festeggiarlo in qualche maniera, intanto con una narrazione molto leggera, perché il libro precedente, Terra Rossa, toccava un tema molto molto serio e drammatico, che è quello del caporalato. E quindi, siccome questo libro usciva sotto Natale, nella seconda metà di novembre, come quella che gli editori chiamano strenna natalizia, quindi doveva essere un pochino diverso. Per cui la narrazione è molto ironica, c'è cioè questa indagine, naturalmente c'è anche un tema sociale, i temi sociali sono molto cari, qui c'è un po' l'odio che si sviluppa sui social, no? Quindi avete presente quei commenti al veleno sotto ogni post, che scatenano delle guerre incredibili, ecco, la tematica è un po' quella, però appunto raccontata con molta ironia nella prima parte. Tra l'altro lo scandalo avvelenato è ispirato alla seconda puntata della seconda serie di Lolita. L'altra metà, appunto, è la raccolta di tutte le ricerche pubblicate nei vari libri di Lolita, perché i miei lettori avevano l'esigenza di avere tutte queste ricerche riunite in un unico libro da poter tenere in cucina, perché dicevano: ma noi poi ogni volta dobbiamo andare nello scaffale, nel salotto, cercare la ricetta, invece dovresti metterle tutte in un libro. Quindi ecco perché questa doppia natura. Lo scamaro però non è un piatto barese, cos'è lo scamaro? Che cos'è lo scamaro? Lo scamaro è una sorta di brigata di pasta senza uova, di origine napoletana. Scamarare vuol dire, è un termine che nasce più o meno nel Settecento, nei conventi del Settecento, nei monasteri del Settecento, nei periodi di Quaresima. Dunque veniva rispettato appunto il magro, la regola del magro per la Quaresima e potevano non rispettarla soltanto i preti, i monaci o le suore che avevano dei problemi di salute o erano molto anziani e potevano restare nelle loro camere, nelle stanze. Gli altri, i sani, dovevano scamarare, cioè andare nel refettorio e rispettare il magro. Questo stesso termine, scamarare, è presente anche nel dialetto salentino, in quello siciliano e in quello calabrese. Quindi la frittata di scamaro altro non è che un piatto, una frittata senza uova, un piatto di magro, che va bene per la Quaresima, ma vi assicuro è talmente buono che potete fare anche la domenica a pranzo. Adesso che arriva l'estate, volete portare la pasta al mare, potete farla, volete preparare un buffet, volete preparare al mattino la pasta da consumare la sera, è un piatto molto bello e molto scenografico anche da servire, perché io lo faccio al forno, trovate tutte le ricette nel libro. Ed è in questo caso perché napoletano? Perché Lolita ha una nonna napoletana, nonna Polò, e tutte noi abbiamo nella nostra tradizione culinaria la famosa ricetta della nonna, questa la faceva mia nonna, e così anche Lolita, esattamente come noi. Tu prima dicevi perché Lolita piace, perché lei ce la presenta. In Lolita troviamo delle parti di noi, il suo andare a correre sul lungomare. Lei prima, mentre poco prima di salire, ha detto una frase che io ho appuntato. Perché? Perché quando mi fanno la domanda perché Lolita piace a tutti, io risponderò esattamente come ha risposto lei. Piange, ride, soffre e non trova l'amore.
ha racchiuso in poche parole l'essenza di vita. E poi è l'emblema, diciamo, anche della come dicevo prima, l'emblema della varietà sottile, del cielo varese, che è veramente di vita. E quindi, diciamo, ci sono tanti, anzi, vorrei dirti questa cosa. Sei Gabriella, come tutti sapete, è una scrittrice, però è anche appassionata di cucina. Lo si vede soltanto dove pensi. No, assolutamente. E questa, diciamo, secondo me, questo grande successo della, diciamo, dello spaghetto alla salsina, è annunciato. Perché ricordo con immenso piacere che sono stata in assoluto una dei tuoi fan quando, durante una delle dirette, qualche, diciamo, anno fa, durante la pandemia. In periodo di pandemia, come no? Una persona alla ricerca dello spaghetto alla salsina. Io in quel periodo, ero a casa come tutto il mondo e volevo imparare a cucinare, ho detto se non imparo adesso non imparo più, e diciamo mi trovai lì la tua diretta e mi piacque davvero, davvero molto. Quindi penso che questa tua passione a cucinare sia stata esattamente, perfettamente recepita dal tuo pubblico. Guarda, io ricordo quel sabato, perché abbiamo fatto sabato, forse di aprile o di marzo, di aprile, durante la pandemia, naturalmente era un periodo drammatico, per carità, eravamo tutti spaventati, però poi ci sono anche questi ricordi belli che abbiamo in quel periodo, in cui potevamo stare a casa, potevamo parlare un tempo per un sacco di cose, e io ricordo che quel sabato ho fatto questo collegamento, questa diretta su Facebook, c'erano 2.000 persone collegate, e di queste 2.000-3.000 persone, almeno 150 hanno preparato l'assassina insieme a me in quel momento, sparsi in tutta Italia. E ti assicuro, è stato un momento molto bello. Ogni tanto le presentazioni arriva qualcuno che dice: io ho cucinato con te quel giorno. Perché poi, alla fine, noi italiani cerchiamo sempre un modo per sfangare, insomma, per trovare un lato positivo nelle cose. E in quel momento in cui ci siamo messi tutti a fare il pane in casa, le focacce, eccetera, ecco, attraverso il cibo abbiamo trovato la nostra via d'uscita, la nostra di sopravvivere, modo per salvarci. Con la creatività e il fornello si può fare tutto. Gabriela, quanto di te c'è? È una domanda forse un po' scontata, un po' semplice, però quanto di te c'è in tua vita luminosa? Guarda, in me c'è Gabriela, sono forse anche tu le loro tempi, soprattutto. Racconto questa cosa del mio tempo. C'è di me, c'è Lolita esattamente quanto di voi c'è Lolita. Cioè, ho raccontato prima. Tutte noi come siamo, no? Con il nostro modo di porgerci, poi magari lei mette il tappo, noi non tutte lo mettiamo. Ora, Stella Boutelle, l'ero comprata io, mi ha detto: vado a Parigi, mi innamoro di queste scarpe e le compro. Il problema è che le ho comprate in pochissimi minuti, quindi le ho provate, mi sono sollevata, mi vanno. Sono andata a casa, una sera devo andare a Pizzuzzelli a vedere un'opera lirica, e stasera metto il tempo, e tiro fuori, diverso. L'ultima cosa che facciamo è infilare le scarpe. Infilo se le scarpe, non si può camminare, cioè, ma non si può andare neanche da qui al proiettore, sono importanti. Però nel 2011 le ho pagate 550 euro, che non erano pochissime. E a quel punto ho detto: vabbè, le faccio indossare a Lolita. E mi ha portato fortuna questa cosa. È stato un buon investimento. È stato un investimento. E chi fa la luce d'albo, e abbiamo il talento, abbiamo le cose. Perciò ci piace Lolita, perché anche Lolita viene con il talento quando si mette le loro tele. Certamente tanta stima per Lolita, che ha avuto la capacità di camminare nel centro storico di Monopoli con un tappo d'oro vicino a spillo. Quello solo la mia. Però diciamo la verità, io ho avuto la fortuna, diciamo, questo è un piccolo aneddoto che mi fa piacere magari raccontare. Mi sono sempre stata appassionata, quindi diciamo, Monopoli, quando hanno cominciato a registrare, a fare le riprese del film, c'era tanta attenzione. Penso
che chiunque magari andava nel centro storico a cercare di capire chi è Lolita, vediamo la linea. Adesso tutti dicevano che la fiction tratta dei libri della Genesi, perché questo è stato sempre un tema molto molto ricorrente. Quando poi abbiamo visto questo, certo almeno anche la fortuna di vedere il set, capisci che realmente le cose possono succedere, che l'evoluzione di una destinazione realmente può avvenire attraverso una penna geniale, che magari in questo caso appunto è la tua, attraverso la visione di uno scrittore che comunque reinterpreta un territorio. Al di là dei personaggi, che sono sicuramente il fulcro, la tua abilità, a mio avviso, è stata quella proprio di guardare i nostri territori con occhi diversi, cercando di far emergere gli stessi personaggi nel ruolo che poi avevano di dentro. Guarda, io sono una, siamo in una biblioteca, mi sono nutrita di libri sempre, mi sono nutrita di favole sin da bambina. E ho sempre avuto questo modo un po' incantato di guardare le cose, di cercare sempre di scremare il bello e di tenere quello, di conservare quello. Per cui la lente di ingrandimento che utilizzo quando scrivo proprio la visione colorata, la visione rosea, e l'aspetto della bellezza e anche la chiave di lettura che gli sceneggiatori hanno scelto per raccontare. Io ora la domanda la faccio a voi, siete prevalentemente di Monopoli, voi vi siete ritrovati nella fiction di Lolita, cioè soprattutto qua Lolita vive il vostro paese, che poi le scene naturalmente è cinema quello, cioè ogni film viene fatto prendendo varie località e montandole però con il nome New York o Los Angeles o Bari, eccetera, perché questo appunto lo sappiamo, la cinematografia prevede questo, però voi vedendo le scene di Lolita che corre sul vostro lungomare, vedendo il porticciolo, vedendo la questura, siete stati contenti? Quali sono state magari le scene, il momento, gli attimi che vi hanno diciamo emozionato particolarmente? No, vorrei venire qui a parlare, sì, mi fa piacere. Siamo amici, sentire che cosa avete fatto, perché voi siete stati alla fine diretti protagonisti di questa fiction, quindi c'è una parte di voi importante. Si sono lamentati che nei titoli di coda non ci fosse il nome di Monopoli. Non è possibile. No, cioè, però io ho detto, aspetta. No, Gabriella, succedeva che li tagliassero i titoli di coda. Non si sono letti tutti. No, avevano anche ringraziamenti. No, allora, forse vengono tagliati quando magari si sfora e c'è un programma che deve iniziare. Però tenete presente che quelle tutte le puntate restano su Rai. Quindi comunque vi assicuro che quando la radio è trasmessa all'estero con i titoli di coda ma anche se andate su Replay viene ringraziato il sindaco di Monopoli, viene ringraziata la città di Monopoli, quindi il nome di Monopoli è sempre citato, ci metti, insomma non sarebbe possibile, sarebbero anche fastidio di denuncia se la. Tra l'altro la fiction girata, insomma, di Lolita Lodoso, girata tra naturalmente Bari, Monopoli e altri paesi della Puglia, diciamo, attraverso il personaggio di Lolita ha cominciato a fare tendenza. Anche perché, commentavamo prima, ci sono dei tour operator a livello italiano, soprattutto del nord Italia, che hanno cominciato proprio in pieno stile promozionale, naturalmente espansionistico pugliese, hanno cominciato a vendere dei pacchetti turistici proprio dedicati ai luoghi in cui è stata girata Lolita Lodoso. Io ho incontrato i primi due ultimi lettori che arrivavano dalla Liguria e dalle Marche, proprio arrivati non per caso in Puglia, quindi ci vedono i luoghi di Lolita, no, proprio il titolo del piano era sui tassi di Lolita e sono venuti anche a Monopoli, perché che la fiction è stata girata in parte a Monopoli, in parte a San Vito, in parte si sa, quindi non è che la vostra cittadina splendida tra l'altro
è passata in secondo piano. No, quando io vado a fare le presentazioni, mi dicono, oltre a questa scena che è tirata a mano, sanno tutto. Quindi vi assicuro che di ridotto poi, naturalmente, arrivano tutti. Sulla scia dell'emozione si può ovviamente si può riposizionare tutto, anche un territorio fantastico come quello naturalmente pugliese viene esaltato nella musica. Poi l'anticipazione per la terza stagione. No, è ancora prematuro, poi la RAI in questo è molto seria, magari ci vediamo sul set quando cominciamo a settembre, sì, dovremmo vedere avanti delle scene, insomma, avremo l'ultimo di poi imminenti progetti, se stai magari già lavorando un nuovo personale. Allora, imminenti progetti, questa settimana sapete che giovedì comincia il Salone del Libro, quindi venerdì sono stata del libro per l'ultima copia della stand della Feltrinelli. E ho consegnato il libro di Cicca Lopez, l'altra serie che ho, quella che ho voluto per il della Leccese. Esce il 13 giugno e invece adesso sto per completare è una novità questa volta, un libro per ragazzini, un mini giallo, con i protagonisti sono quattro ragazzini, due femminucce e due maschietti, uscirà per il battello a vapore, ovviamente una novità storica per bambini, e la fascia d'età è 10-13 anni. Per progetto per nuovo, cioè siccome sono nonna, quindi insomma le nonne che fanno raccontano le favole, per cui ho dedicato questo personaggio, si chiama Silvia Spider, Silvia mia nipote, ho creato questo personaggio, questa piccola investigatrice ragazzina che gira sui pattini a rotelle, quindi su rollerblade. E l'idea si chiama Silvia Ragno, si doveva sempre con i pattini, velocissima, la chiama Silvia Spider. È una bambina fortunata e le stai lasciando una realtà incredibile, appunto, avere essere la protagonista di un romanzo è molto molto bello, innovatore, romantico e tante cose. Tu alla tua nipote quindi diciamo quando sarà più grande avrà maggiore consapevolezza di questo problema che sarà molto felice. Volevo chiedere al pubblico se ci sono delle domande, se avete delle curiosità, di approfittare insomma un po' della presenza di Gabriella per capire o vedere insieme di riuscire a sciogliere qualche racconto che magari vi ha particolarmente colpito, o se qualcuno magari ha delle curiosità su alcuni dei suoi libri, o che cosa vi è piaciuto particolarmente di Lolito, se siete anche voi andati alla ricerca della meravigliosa collana che indossava come Lolita durante la serie, che tra l'altro Gabriella, dicevamo, ha avuto ha riscosso grandissimo successo, è artigianato varie volte. Sì, la collana che indossa Luisa Ranieri è una collana di corallo, corallo del cuore del greco, è naturalmente molto bellissima, molto costosa. Una artigiana di Ottigliano invece ha creato questa versione in ceramica, o una adesso molto ben colorata e rosa, ha un costo molto accessibile, credo 50 euro, 45 euro, non mi ricordo, li spedisce in tutta Italia, vi assicuro che ne vende centinaia ormai, perché mi diceva la libreria Pinino, da Gesù a Pinino, che vi sarà anche un punto vendita di queste collane, che ormai i turisti la comprano come souvenir, cioè collegano pari a questa porta di Lolita Rosso, quindi diventa anche là una sorta di brand. Bene, quindi adesso non si portano più a casa il pane da Altamura, anche quello, il pane d'Altamura è sacro. Il pane d'Altamura è sacro. Grazie.
grazie a te Gabriella per la presentazione. Grazie a tutti voi. Naturalmente, prima di andare via, Gabriella si fermerà al piano inferiore, insomma, al piano di sotto per firma copie. Quindi, diciamo, se volete avere un meraviglioso ricordo di questa serata, acquistiamo un libro, sosteniamo la cultura e facciamo continuare a camminare sulle locute dell'Olivo Logosico. Ciao a tutti.